santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Regina dei profeti, prega per noi. Santa Maria, nostro patrono e protettore, Santa Maria, nostro amico e compagno. Del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ci raccogliamo, fratelli e sorelle, sulla pubblica piazza davanti all'effigie dei nostri santi protettori di Sant'Elia, profeta e Sant'Antonio, ma prima di tutto davanti alla croce di Cristo, Signore nostro. Signore nostro. Tu hai eletto e suscitato i profeti perché annunziassero che tu sei il Dio vivo e vero, insegnando al popolo a sperare nella salvezza. Tra di essi hai onorato della tua amicizia il profeta Elia, perché ardente di zelo per la tua gloria proclamasse la tua onnipotente misericordia.
egli ha sempre camminato alla tua presenza e tu l'hai voluto sul monte Tabor, testimone della trasfigurazione, a contemplare il volto glorioso del tuo figlio. E noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. In questo momento cercate di stare tutti in piedi. Soltanto gli invalidi in carrozzella sono sposati da questo, perché stiamo consacrando. È il momento più solenne, più sacramentale, ecco, della nostra celebrazione. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la festa della tua venuta. Gesù ci ha detto: fate questo in memoria di me. Per i tanti cristiani che tanto spesso dicono che la messa è un optional, ce ne stanno tanti. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gerardo e tutti l'ordine sacerdotale. Ricordati, Padre, dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, Sant'Elia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, recitiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Nella Bibbia troviamo scritto, e Gesù lo conferma, che Elia è mandato per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e preparare al Signore un popolo ben santificato. Il tuo nome venga, il tuo regno sia fatta, la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi uno sguardo di benevolenza e di stima come segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a me la pace. Gli altri siano in piedi e facciano con la loro presenza in piedi il segno che gradiscono la comunione. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Chi non fa la comunione può sedere, passeranno due sacerdoti. Preghiamo. O Signore, fortificati alla mensa del tuo Figlio, fa che ti cerchiamo perseveranti nella fede, per godere della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ha posto tutta la nostra comunità sotto la protezione del profeta Elia, vi riempia del suo amore compassionevole affinché possiate essere ogni giorno degni profeti del suo amore. Amen. Amen. Il Figlio di Dio, Cristo Gesù, apparso nella gloria con il profeta Elia,
vi conceda la grazia di meditare nei vostri cuori la sua parola profetica. Amen. Lo Spirito Santo, che ha invocato il cuore del profeta Elia, vi conduca tutti alla santità perfetta, perché purificati da ogni colpa, puniti dall'olio dell'amore e guariti dalla fede, possiate un giorno entrare nella felicità eterna. Amen. E per l'intercessione di Sant'Elia e di Sant'Antonio, la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone sole, malati o sofferenti, sui bambini, su questa comunità in festa, e con voi rimanga sempre. Amen. Potete accomodarvi. Le prossime persone che porteranno la cultura a Sant'Elia e ci daranno magari anche qualche insegnamento, perché giustamente studiano ora, studiano cose moderne, di cui forse qualcosa di cui abbiamo bisogno. Ovviamente il ringraziamento deve andare obbligatoriamente agli insegnanti del nostro istituto comprensivo. Immagino che ci sarà anche qualche ragazzo delle scuole superiori, per cui anche ai loro docenti. E sì, un ringraziamento alle famiglie, perché in questi tempi di dispersione scolastica bisogna anche lavorare affinché i ragazzi studino e dargli una grande importanza. Ringraziamento va anche ai ragazzi che non premieremo, quelli che comunque sono andati a scuola, sono stati promossi e probabilmente nel futuro ci daranno altre soddisfazioni. Tutto qui, ringrazio il buon proseguimento. Alle ore 10 si ritroveranno nel Teatro Manzoni della città di Cassino per tutti gli istituti della città a ricevere riconoscimento dall'amministrazione comunale cittadina per tutte le scuole superiori della città e per tutti i ragazzi del circondario che frequentano gli istituti. De Monte Anna. Tomolillo Giulia. Violo Francesca. Carpino Nicolò. Malandrone Arianna. Angelo Santo Ilaria. Cascarino Alessia. Paccarotta Sofia. Bellecchia Fabiana. Buona festa a tutti. Thank you.
Thank you.
tua volontà, come in cielo e in terra. Il nostro pane quotidiano ti rimetti a nostri debiti, come anche noi mettiamo ai nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, Povero celeste Dio, abbi pietà di noi. Se le malattie potete la terra, a non essere date, si avvada la tua volontà, Signore. Se la tua regina preghiere, proviamo la terza azione, sia fatta la tua volontà, Signore. Se il male che tu permetti è l'acqua del nostro bene, sia fatta la tua volontà, Signore. Se venite più avanti, lasciate libera la carreggiata della strada, grazie. Venite avanti, anche avanti alle statue, entrate, grazie. Concludiamo con la preghiera a Sant'Elia. L'applauso. La verità e ritornare alla coerenza. Guarda con benevolenza questa comunità che i padri a te affidarono quale protettore provvido e potente.
accompagnala nel cammino della vita, rendila memore della sua identità cristiana, ispirala ai valori della tradizione, informa la vita dei sentimenti buoni e nell'ascolto e nell'osservanza della parola fa che viva nella laboriosità, nella prosperità e nella pace. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Insieme. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria, Regina dei Profeti, Sant'Elia nostro patrono e protettore, Sant'Elia nostro amico e compagno di viaggio, e si unisce alla nostra preghiera, alla nostra benedizione, Monsignor Vescovo, che manda gli auguri di una buona riuscita della festa, lui che è pellegrino a Lourdes, qualcuno l'avrà visto recitare il rosario oggi pomeriggio alla grotta della Madonna. Ringrazio i sacerdoti convenuti, Don Emanuele da Valle Rotonda, Don Claudio dell'Olivella, lo conoscete, Padre Manuel da Vidigose, Padre Gaspare da Vidigose e Franzelmo da Casa Lucense. Grazie anche a loro, ecco, per la presenza e per l'accompagnamento nella preghiera. Il Signore sia con voi. E per l'intercessione di Sant'Elia e di Sant'Antonio, la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen. E Sant'Elia e Sant'Antonio vi ottengano ciò che desiderate nel vostro cuore, soprattutto la salute per i piccoli, per coloro che sono in sofferenza, anche i bambini, per coloro che hanno qualche problema serio di salute, mi riferisco alle malattie terminali, e ce n'è più di qualcuno, ecco, per tutto ciò che tenete a cuore. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Sant'Elia, evviva Sant'Elia, evviva Sant'Elia. Procediamo. Viva Sant'Elia, evviva Sant'Elia, evviva Sant'Elia. Procediamo. Sant'Elia.